Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo questa videocamera analogica dell'HDX FPV. Si tratta della Baby Rattle versione 2, se volete acquistarla trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo la videocamera, un adattatore, il joystick dell'USD e una bustina con cavi, accessori e viti. La videocamera ha dimensioni decisamente contenute, non solo riguardo al corpo ma anche la lente è molto piccolina. Il formato è nano, ovvero 14x14 mm, mentre con l'adattatore diventa micro, quindi 19x19 mm. La profondità è di 20.5 mm. Il peso è di 3.4 grammi. Vediamo ora le specifiche della Baby Rattle 2. Il sensore è uno Starlight HDR da 1 su 1.8. La risoluzione è da 1200 TVL. Possiamo scegliere il rapporto tra 4 terzi e 16 noni direttamente dal menu della videocamera. Sempre dal menu possiamo scegliere se usarla con sistema NTSC o PAL. La lente è da 1.8 mm e il FOV è di 165 gradi. L'alimentazione può essere compresa tra 5 e 40 volt. Come sempre consiglio di alimentare la videocamera tramite becca 5 volt e di usare la tensione diretta della batteria solo se proprio non avete alternative. In questo caso è obbligatorio un condensatore per proteggere la videocamera dai picchi di tensione che si possono generare. Nella parte posteriore abbiamo due ingressi, il primo a 3 pin per collegare la cam, il secondo a 2 pin per collegare il joystick dell'USD. Visto che ho collegato il joystick, vediamo tutte le impostazioni che possiamo modificare con questa videocamera. Il formato nano è particolarmente indicato per i micro droni, quindi per questo test userò il diatonettina che è perfetto per questa videocamera. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e possiamo tranquillamente dire che la HDX Baby Rattle 2 va a posizionarsi sulla fascia medio-alta delle videocamere formato nano. Sicuramente la qualità dell'immagine è superiore alla media delle cam che si trovano nei vari Tiny Whoop, come la HDX Hunt, la EOS 2 o la Runcam Nano. Bisogna considerare però che il prezzo si aggira intorno ai 30 euro, quindi quasi il doppio di quello delle videocamere che ho appena citato. Queste videocamere, pur rimanendo in una fascia bassa, garantiscono allo stesso un'immagine più che dignitosa. Ho vari modelli con HDX Hunt ed EOS 2 e seppur la qualità non è al top, si vola allo stesso senza problemi. A mio parere, se cercate una videocamera per un tiny che usate saltuariamente o volete stare bassi con i costi, al momento mi sento di consigliarvi la HDX Hunt, che seppur economica funziona bene. Se invece siete rimasti delusi dalle videocamere economiche e cercate qualcosa di superiore senza star molto a guardare il prezzo, allora sicuramente la Baby Rattle 2 è una videocamera che può fare al caso vostro. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.